Non è arrivato il colpo agognato. Ma eravamo vincolati purtroppo all'uscita di Mungo, come ben sai, un'uscita che era già pronta da una settimana, ma siamo arrivati fino addirittura all'ultima ora di mercato e questo ci ha precluso poi la possibilità di andare a prendere un attaccante esterno. Mungo alla fine si è deciso, ha accettato la proposta della Viterbese 30 giugno 2024, contratto di 2 anni e mezzo, però il presidente della Viterbese ha depositato il contratto nell'ultima ora, mi pare, di mercato, negli ultimi 30 minuti. E quindi voi eravate su Cuppone, che il mister conosce bene, Federico Guidi, per averlo avuto le sue dipendenze a Caserta lo scorso anno, 14 gol, attaccante classe 97, di proprietà del Cittadella. Naturalmente Cuppone ha rotto gli indugi perché stava passando troppo tempo e si è accasato al Potenza. È questa la sintesi? Sì, praticamente sì. Praticamente, purtroppo, nel pomeriggio è sparito. Il presidente della Viterbese aveva i documenti sul proprio tavolo e alla fine è uscito l'ultima ora di mercato e noi siamo arrivati praticamente a mezz'ora dalla fine, dove ormai quelle idee che avevamo in testa ormai erano, come dire, non erano più percorribili. Adesso che cosa farete? Perché bisogna andare a colmare, diciamo, quella lacuna, no? Paradossalmente adesso abbiamo un bel tesoretto da poter eventualmente reinvestire, però dobbiamo anche prendere quello giusto tra gli svincolati, e soprattutto deve essere anche un calciatore allenato. Non vogliamo andare a prendere svincolati fermi da 7 mesi. Abbiamo, ricordo sempre, Buà, che può giocare anche alto. E quindi dobbiamo fare le cose giuste, come abbiamo fatto in tutta questa sessione di mercato. C'era un piccolo dubbio sulle condizioni di Bellucci, meno grave del previsto evidentemente, l'infortunio subito al patito al ginocchio, e ti eri cautelato, diciamo così, con Ingegneri, classe 92, ex Palermo, nelle ultime 2 stagioni e mezza nel Modena, che però ha rifiutato. Eravamo tutti d'accordo, compreso il procuratore. Il ragazzo non se l'è sentita poi di cambiare aria proprio all'ultimo momento. Tu mi avevi detto oggi via SMS che la posizione è solidissima di Federico Guidi. C'è stata una discussione anche importante ad Imola, avvenuto fuori dagli spogliatoi, perché Imola purtroppo non ci sono spazi dove poter anche sedersi e ragionare come facciamo sempre con il mister, e le discussioni alcune volte possono essere anche un po' più animate, ed è uscita fuori questa notizia assolutamente falsa. Anche l'idea di andare sul Cuppone fa capire che comunque stiamo seguendo le indicazioni del mister, perché abbiamo fiducia in lui, vogliamo vedere una squadra propositiva, come è nelle sue corde, non una squadra che subisce passivamente l'organizzazione dell'avversario. Oppure ci può stare che durante la partita l'avversario sia più forte di te, ma noi possiamo fare, noi dico la squadra, anche lo stesso allenatore, può cambiare il corso degli eventi anche grazie alle 5 sostituzioni. Questa è un'arma fenomenale, perché non utilizzarla adesso che non facciamo più minutaggio e che abbiamo un organico, penso, anche più completo. Questo calo di tensione non è più ammesso. Ho sentito le dichiarazioni di Federico Guidi e sono rimasto molto meravigliato, perché Guidi ha detto testualmente su Mungo: Mungo è un giocatore importante, un leader, si allena in modo professionale, è un giocatore su cui punto tantissimo. Questa è la sintesi. Cioè, mi sembra evidente dalle sue parole la contrapposizione con la società. Lui è stato sempre chiaro con noi, lo ha ribadito più volte, ma Mimmo ha un ingaggio oggi non sostenibile in una zona di campo dove abbiamo tante alternative, e quindi l'idea era già da tempo di rinunciare a lui, seppur giocatore importante, ma di andare ad intervenire, così come è stato fatto con Cisco lì davanti, e fare anche un altro intervento. Poi purtroppo è stato depositato a mezz'ora dalla fine, quindi tutte le alternative possibili, quelle giuste, non una qualsiasi, sono cadute, perché comunque hanno preferito sistemarsi altrove.
e la linea della società era netta e si va avanti in quella direzione.